Igiene Service è un'impresa di servizi ambientali specializzata in derattizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Ci sono stati molti elementi favorevoli. Prima di tutto, fino a 2 anni fa c'erano pochi detenuti sull'isola che lavoravano in un modo un po' più tradizionale. Da quando c'è stata questa idea di portare più detenuti con lavoro all'esterno, grazie a questo rapporto molto positivo con l'amministrazione penitenziaria, abbiamo ipotizzato di poter far sì che questa attività non fosse un'estemporanea, ma che diventasse proprio un'occasione di lavoro e quindi in vari settori. Noi ovviamente come parco siamo molto interessati alla manutenzione del verde, ma perché no una creazione di momenti come questo in cui si possa mangiare sull'isola i prodotti a chilometri zero? Questo lo dico perché è straordinariamente importante il fatto che da marzo questo orto sia animato, l'ex pollaio è diventato veramente un luogo interessantissimo, hanno avuto la buona idea di coltivare lì, le primizie dell'orto oggi, questa sera le sentirete, e attraverso questo sodalizio molto positivo con il comune anche, stiamo veramente immaginando di poter offrire per Pianosa percorsi di visita molto più improntati sui progetti culturali. Il nostro sogno sarebbe quello di poter offrire un catalogo di percorsi, quelli destinati a conoscere l'astronomia, quelli per il valore storico, archeologico, per il valore appunto sociale dell'attività con i detenuti e quant'altro. Quindi io credo che questa sia una bellissima esperienza perché intanto è vera, verissima e pratica. Chi ci sta, ci sta. Cioè noi mettiamo insieme, non c'è una primogenitura e questo secondo me è molto importante. Tutti quelli che hanno voglia di darsi da fare possono darsi da fare e la realtà è di fare delle cose piacevoli che in qualche modo permettono anche di discutere, no? Oggi ho portato in giro un po' di persone i temi del muro giù, muro su, i temi delle stranezze di quest'isola in cui ci sono tutti questi fabbricati che non si capisce che cosa faranno. Ecco, potrebbe essere veramente un processo culturale molto interessante, quello di avviare una riqualificazione, però nell'interesse di un bene comune, di un'isola che ha troppi valori, diciamo, di interesse collettivo per poter essere utilizzata per altri fini.